Danilo Carta, PTM nel post partita della finalissima Champions Cup Amatori Classic. Allora Dani, per te ovviamente è una serata infausta, come dicevi, due sconfitte consecutive dure da digerire, eppure l'impressione mia, conoscendovi ormai da anni, è che non ho visto il PTM che ho visto per esempio in semifinale o nei quarti, dove la semifinale è stata quasi, mi verrebbe da dire, a senso unico. Oggi a senso unico quasi per gli avversari, nel senso non ho visto il vostro solito smalto. È ok che tu e Mirko eravate stanchi, però non lo so, è mancato qualcosa, ti chiedo che cosa. Allora, secondo me ci ha tagliato un po' le gambe il gol subito all'avvio, venuto dal nostro errore, quindi ci ha un po' destabilizzato sicuramente. È vero che anche il raddoppio è arrivato dopo pochissimo tempo, anche se devo dire che secondo me, sì, non abbiamo giocato come il nostro solito, ma non abbiamo giocato male, perché poi abbiamo ripreso a macinare chilometri. Cioè, da dire che loro si sono arroccati bene. Questo campo non è grandissimo, si sono difesi molto bene, tutti dietro la linea della palla. È stata dura. Cioè, abbiamo provato al primo tempo sicuramente anche più del secondo. Il secondo un po' più all'attacco, nel senso all'arrembaggio. Però anche nella prima siamo andati vicino al gol un paio di volte, soprattutto con Bosoni. La palla per noi sembrava dentro, poi non era dentro. Comunque non ci siamo arresi. Loro, Sasha non ha fatto tantissime parate, secondo me, nel primo tempo. E anche al secondo. Sono stati bravi a difendersi dopo essere andati in vantaggio. Poi loro correvano sicuramente più di noi. L'età media penso sia più bassa della nostra. Gli anni si fanno sentire contro queste squadre più giovani. Lo stiamo notando. Però siccome siamo un gruppo di amici, come sai, sempre gli stessi, c'è chi è piccolino di età e quindi non rientrerebbe negli over. Facciamo questi tornei per divertirci, poi arriviamo in finale e le perdiamo, pazienza. Rifaremo il campionato l'anno prossimo e come andrà. E c'è l'estivo prima. Edo? Danilo, guarda, avete fatto comunque una partita, nonostante la sconfitta, comunque, dove tutti voi, ma in particolare mi viene da dire tu e anche Mirko, avendo fatto il doppio impegno, ad un certo punto sembravate davvero parecchio cotti. Secondo voi, e comunque ho notato che nel mentre siete stati molto bravi comunque a gestirvi le rotazioni, allo stesso tempo però a livello offensivo avete creato tanto nel secondo tempo, ma non riuscivate mai ad avere il guizzo finale, nonostante, ne stavamo parlando, abbiate stradominato nel controllo e nel possesso. Secondo voi, qua proprio la domanda arriva al culmine, cosa vi è mancato in quegli ultimi 20 minuti? Secondo me è mancata un po' di lucidità, nel senso che ovviamente volevamo rimetterla in piedi il prima possibile, perché poi i gol di differenza erano due. Quindi lì sotto porta arrivavi lì magari non con tantissima lucidità, magari a volte si poteva fare l'assist per il compagno e si tentava invece il tiro in porta. Poi il loro portiere è stato veramente bravo, ragazzi, è stato veramente bravo, a me è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo ricevuto i complimenti della squadra avversaria anche per come abbiamo giocato, perché loro davvero erano racchiusi tutti dietro, noi abbiamo fatto il massimo al secondo tempo. È vero, io e Mirko forse eravamo un po' stanchi, anche se non abbiamo giocato tantissimo nella precedente partita, però forse è stata più una questione mentale che fisica, anche per noi e per me, dico. Io sono abituato a toccare molti palloni e oggi ne ho toccato un po' meno del solito, ero anche un po' innervosito, però ci sta, una partita particolare, ci stiamo provando ogni anno e non arriva, e quindi un po' inizia a pesare questa situazione. Però ripeto, è andata bene lo stesso, è andata bene lo stesso. Dani, ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi compagni. Col senno del poi, ho visto che cercavate molto il fraseggio, molto quasi di entrare in porta col pallone. Non sarebbe stato invece più utile provare, per dirla alla sarda, la scascionata da fuori? Perché comunque sia, i giocatori per farlo li avete, lo stesso Gerina, Torru che comunque è un grandestro, Troncia che però purtroppo oggettivamente si è fatto male a inizio partita e poi non si è più ripreso, probabilmente anche un pochino subito, lo stesso Fidossi. È forse mancata, mi manca il termine, però la cazzina... Sì, ho capito cosa intendi dire. Sarò ripetitivo, loro erano tutti dietro la palla, tutti dietro la linea della palla. Anche lì coprivano molto bene dopo, appena superati la metà campo. Magari nella nostra ci facevano anche giocare un po', però arrivati lì ci costringevano proprio al fraseggio, soprattutto tra i difensori, col centrocampista. Era difficile trovare uno spazio dove inserirsi e poi liberare il tiro. Io stesso l'idea l'ho avuta, perché lo sai, quando non mi faccio pregare per tirare in porta. Però c'era davvero uno spazio limitato, sono stati bravi loro in questo a limitarci, assolutamente.
Complimenti comunque per l'ottimo cammino che avete fatto. Grazie, Dani. Alla prossima.